Tutti noi con tanti megafoni, perché vogliamo essere solidali a lei e perché vogliamo dire che il TAV non si farà mai e che il megafono è la colpa di Dana. Diciamo al Movimento 5 Stelle che deve vergognarsi, diciamo a Moda Fede che si vergogni, perché quello che sta accadendo in Val Susa è completamente contro ogni Stato democratico, è uno Stato di polizia e noi siete responsabili, voi che sulla lotta non TAV avete per anni parlato a vuoto senza essere in grado di combinare nulla ora che siete al governo. Vergogna! Dana libera! Dana libera! Dana libera! Siamo qui perché è stata arrestata un'attivista dei Notav, Dana, che per aver solamente manifestato con un megafono qualche tempo fa. Siamo qui davanti perché dal 16 settembre Dana Lauriola è in carcere, e attivista Notav della Val Susa. Dana Lauriola è in carcere perché nel febbraio del 2012 ha megafonato ad una manifestazione non violenta ad un casello autostradale della valle. Era una manifestazione a sostegno di Luca Abba, che da pochi giorni era in ospedale, lottando tra la vita e la morte, per essere precipitato da un pilone in cui si era arrampicato fuggendo dalla polizia e dai carabinieri. Dana Lauriola, per aver manifestato con un megafono in questo casello autostradale, è stata condannata a 2 anni di carcere. Pensiamo che sia degno di un regime dittatoriale incarcerare le persone per le loro idee. Mettere in carcere una persona per aver usato un megafono ad un casello autostradale è qualcosa contro ogni Stato democratico, ogni gestione democratica del vivere civile. È degno di un regime dittatoriale. Una megafonata, non sta facendo niente. Prego, te lo metto a parlare. Come va?